Il progetto è ufficialmente sulla piattaforma di Prime Video. Lunedì, ricomincia la settimana, ricomincia un nuovissimo vlog settimanale. Ragazzi, oggi sono in mega ritardissimo con il montaggio del vlog della scorsa settimana. Devo avere quasi finito, devo solo mettere a posto due cosine e poi esportarlo e soprattutto fare la miniatura che è quella che mi porta via più tempo. Questa mattina però è iniziata già in un modo veramente molto chill. Ci siamo alzati prestissimo, tipo alle 6:30. Alle 7:30 ero a prendere mio cugino Luca. Siamo partiti direzione Milano per fare un lavoro che pensavamo fosse veramente impossibile finire un orario decente. Invece ce la siamo cavata verso l'una. Abbiamo fatto un po' di riprese in un'azienda. Ce la siamo cavata davvero in poco tempo, quindi siamo super soddisfatti. Adesso sono tornato a casa. Mi sono messo a finire il montaggio, tra poco lo esporto, poi mi faccio una bella doccia, raga, perché puzzo di azienda, di ferro e cose varie in una maniera assurda e poi finalmente penso di riposarmi. Anche oggi giornata grigia, anzi tra poco dovrebbe piovere molto violentemente secondo le previsioni del tempo, anche se ultimamente ci azzeccano ben poco. Avrei voluto fare una bella session nell'orto. Nel vlog precedente vi ho fatto vedere qualche anteprima della nuova zona che sto lavorando attualmente. Devo finirla, devo ben fare dei progettini perché devo capire cosa fare, eccetera. Ma comunque mi sa che questa settimana non vedremo assolutamente nessun contenuto riguardante l'orto, perché il tempo fa decisamente schifo. Se non facci vomitare in casa. Andiamo, vieni su. Va. Ragazzi, siamo in mezzo a un campo e visto che non c'è nessuno, libero Penny. Vai, Penny, sei libera. Elbows resting on your ribcage. This is your strong guard to start with. And then cross hook. Keep it moving. That's right, team. Jab, cross hook. Shot. Be peeking over your guard. All right, team. Ciao Ciccio, buongiorno, buongiorno anche a te, Penny. Mercoledì, buongiorno, il tempo oggi ci dà un pelo di tregua, è mattina molto presto, usciamo a fare colazione perché mi manca mangiare una bella brioche con la Nutella e un bel cappuccino. Questa mattina, prima di uscire, mia mamma mi ferma e mi fa: "Ma ti sei allagata la casa?" In riferimento al video di settimana scorsa. Ragazzi, non ha neanche guardato il video. Ho estremizzato il fatto che i cani, quando sono usciti con la pioggia, sono rientrati e mi hanno completamente devastato il pavimento. E c'era pieno d'acqua, pieno di chiazze ovunque, strisciate in ogni punto della casa. E quindi ho allagato la casa. Mi sembrava il titolo più giusto per un vlog del genere, visto che era anche il main event della settimana. Vabbè, ragazzi, andiamo a far colazione. Allora, ragazzi, la colazione della mattina: cappuccio con cacao, mini panino col salame, brioche alla Nutella. Buon appetito! Colazione fatta, capatina classica in farmacia per ritirare la nostra roba buona. Adesso torniamo a casa, mettiamo in carica l'attrezzatura, che domani mattina devo fuggire a Milano e vediamo cosa ci riserverà la giornata. Non vi ho detto che settimana scorsa ho fatto la visita oculistica, quindi adesso, ragazzi, finalmente andiamo a ritirare gli occhiali. Com'è andata? Ho perso solo 0,25 punti, che non è tantissimo, ci sta. Raga, siete pronti? Ta-da!
E niente, sono quelli a prima. Ho preso la stessa montatura perché mi piaceva un sacco, con le altre non mi vedevo. Giovedì, buongiorno. Come potete notare dal mio sfondo, sta diluviando. Questa mattina mi sono alzato prestissimo, tipo alle 6:30, direzione Milano. Auguri. Penny, è uscito il sole. È uscito il sole, Penny. Andiamo a fare un giretto. Raga, che bello. Questa mattina ce la siamo sfalcata in fretta. Poi a un certo punto ha smesso di diluviare e è uscito il sole. Quindi ne approfittiamo adesso che siamo tornati per farci un bel girettino coi cani. Mi piacerebbe farvi vedere un po' di più quello che succede nel mio lavoro. È sempre un trauma perché vado in posti che effettivamente non sono bellissimi da riprendere e poi c'è anche ben poco da riprendere. Peccato, mi piacerebbe farvi vedere di più, ma è molto più bello vedere Penny che passeggia qui in campagna. Non è più bello vedere Penny che passeggia? Ragazzi, a Scalo Milano hanno riaperto un nuovo negozio di Natale, ma siamo appena a ottobre. Tu praticamente compri questo e loro ti fanno la scritta qua col nome che vuoi. Ed è strapieno di ninnolini. Noi l'anno scorso avevamo preso quello coi cani, adesso qua non lo vedo. Sabato, con questi colori, è ufficialmente arrivato l'autunno, la stagione preferita dell'Arianna. Dopo la giornatina intensa di ieri a Scalo Milano, andiamo a fare una bella colazione al baretto. Brioche alla Nutella, panino col salame, cappuccio al cacao. Buona colazione. In castello stanno allestendo perché domani iniziano a fare il palio delle contrade, questa manifestazione che fanno tutti gli anni, due volte all'anno, una a maggio e una a ottobre, dove ci si veste come un tempo e si sfila e si fanno i vari giochi che si facevano un tempo. Ci ho partecipato anch'io tantissimi anni fa, quando ero piccolo facevo il paggetto, poi sono passato a fare, cos'è che facevo? Tipo il principe, una roba del genere, e mi ricordo perché mi hanno fatto proprio il vestito su misura, perché conoscevo la tipa che faceva proprio vestiti per questa manifestazione. Là stanno preparando le carriole, perché è un gioco che fanno solitamente qui, partono da lì con la carriola, poi arrivano qua, devono montare tipo una torre, poi tornano indietro, si cambiano le persone, poi tornano qua, rimontano la torre e così via. Queste sono le torri che devono montare. Qui i raga stanno mettendo le tende e qui stanno allestendo la zona dove c'è il tiro con l'arco. In questa zona invece allestiscono i vari stand dove fanno da mangiare, barra fanno vedere i vari attrezzi che c'erano una volta. Domenica, qualche mese fa sul canale vi ho raccontato della mia partecipazione come videomaker ad un lungometraggio, un progettino indipendente e low budget che è stato girato qui da queste parti. Io ho solo realizzato qualche scena, nulla di più, però è stato un divertente evadere dalla mia solita routine di lavoro. Dopo mesi di post produzione mi contatta il regista chiedendomi se fosse interessato a montare il trailer, perché senza quello non avrebbe potuto presentarlo alle varie piattaforme di streaming. Dopo il montaggio del trailer, della quale sono molto soddisfatto, vi lascio il link in descrizione se foste interessati a vederlo, il progetto è ufficialmente sulla piattaforma di Prime Video. Ora, parliamo di IMDb. Internet Movie Database è un sito ora di proprietà di Amazon, che cataloga, archivia film, serie TV, programmi televisivi, attori, registi, cast, produzione e tutto ciò che fa parte del mondo videoludico. Ascoltatemi bene, per essere presenti sulle varie piattaforme, così mi dicono,
È obbligatorio creare la pagina del progetto anche su IMDb. Se cercate il mio nome e cognome su Internet Movie Database, ora trovate il mio bel faccione con la telecamera in mano. E ragazzi, per me è un grandissimo risultato e una grandissima soddisfazione essere presenti su un sito che fin da piccolo e anche adesso consulto sempre per curiosare sui vari attori che fanno parte dei miei film e delle mie serie TV preferite. Il regista è stato così tanto soddisfatto della mia prestazione, della mia professionalità sul set, che sono stato ingaggiato anche per il suo prossimo film, che secondo scaletta inizierebbe la produzione già credo dal mese prossimo. Le immagini che vi ho fatto vedere della giornata di ieri sono infatti i casting che abbiamo effettuato proprio per trovare degli attori giusti per interpretare alcuni ruoli del film. Stavolta, lo dico, sarò coinvolto dall'inizio. Quindi, in accordo con il regista, che ormai ragazzi posso considerare mio cugino, vedrete un po' di backstage anche qua sul canale. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino, cosa ne pensate? Grazie che siete rimasti con me tutta la settimana. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo vlog. E voi, come sempre, ragazzi, dai, fate i bravi.